Jules. Siamo in macchina, qui c'è qualcuno che si nasconde, lei la conoscete perché è mia cugina, l'avete vista già spesso. E stiamo andando verso Verona, come sapete bene. C'è mia mamma che ride e c'è anche la mamma di Tomas, le filmiamo da dietro. C'è la mamma di Tomas che guida, qua c'è la mia mamma. E siamo in rotta verso Verona per andare a fare le prime prove del vestito da sposa, quindi sono emozionatissima. Ve l'ho detto su Instagram, su Snapchat, che sarei venuta a Verona. In tante mi avete scritto che siete di Verona, non so se riusciremo a vederci, se riuscirete a beccarmi per la strada, perché andremo e torneremo, quindi sarò solo all'atelier. In tante mi avete chiesto dove vado, l'atelier si chiama Atelier Aimé, e sì, alcune di voi hanno indovinato, ho visto, che tra l'altro non ci sono mai stata. Neanche tu ci sei mai stata a Verona, no? No, mai. Ecco, quindi sarà la nostra prima volta. Vediamo se dopo riusciamo ad andare anche alla casa di Giulietta, giusto per vedere sto balcone, fargli una foto e andare via. Che poi c'è la statua di Giulietta. Sì, dobbiamo fare una foto. Devi palpare la tetta sinistra, mi sembra, porta forse. Ah sì? Sì, non sapevi? No. Sì, ti giuro. C'è la statua che ha. Popolari. Sì, c'è la statua che ha da quella parte, è tutta lucida perché tutti vanno a palpare. Ah, ok, pulita. Così. Sì, così è. Tradizione, bene. Quindi sì, si vede, sono emozionata, quindi tra un po' vedrete anche voi tutte le prove varie ed eventuali, vedremo. Ora svoltare a destra per Luga di Gessamichelli. Mamma, guarda, passiamo sotto il campanile. Guarda che bella. Ti ha fatto? Guarda che roba. Mamma, stavo filmando tutti i campanili. Sono partiti. Che bella Verona. Che allora, bella. Questo è il senso unico? Oddio, che vedremo? No. Giardino. Seguire la giuste. Strada per 300 metri. Ah, che bella. Sono quasi arrivata. Io sto. Lucrezia, te hai visto i campanili? Bellissimi i campanili. I ponti sarai. Ora svoltare a sinistra. Non so, adesso se guarda i ponti. Guarda che bello questo. Guarda, calzature al ponte. Cosa sei? Bella la. Allora, adesso saranno anche calzature. Cosa vediamo? Faccio? Al campanile. Siamo arrivati. Tra 200 metri si raggiungerà la destinazione. Beccata, beccata. Numero 2. Eccoci, siamo all'Atelier Aimé e stiamo dando un'occhiata intanto ai vari abiti, che sono uno più bello dell'altro, veramente. Sono splendidi. Wow. No, dove? Le coroncine. Ci tenevo così tanto alle coroncine. Gliel'ho però chiesto, sai, appena entrata. Oh, poi, però, coroncina, assolutamente. Ho detto in casa la coroncina. Wow. Sai che non mi dispiacciono alla fine tutti questi svaroschini, queste non sono male, sono molto belli. Mi piace sta gonna così, ma questa è più, questo è il più bello secondo me. Wow. Questi sono quelli con lo strascico. Anche questi molto belli. Ci sono tutte le tipologie scivolate a sirena. Ah, così si chiama. Com'è a sirena? Allora, a sirena diciamo che tende a valorizzare la parte del tuo corpo per poi aprirsi dal ginocchio in giù. Ok. In tante mi consigliavano, però non lo vedo come... Non lo vedo per me. Passiamo avanti. Sono belli, avanti. Però non fanno per me. Rispondi. Rosa, che carino. Sì, questa è la princess zone. E vedo che la mia stilista prova. Questo. Qual era quello che abbiamo visto? Non so se era questo. O glielo facciamo vedere? Lellen. Io voglio che lei provi quello nella maniera la mia stilista so. Vuole che allora Lellen ha un corpetto più lungo rispetto al taglio di sì, esattamente quello, è tutto drappeggiato e si apre e ha un bellissimo perché è particolare, una cosa non vista secondo esatto. Me sì, non so se mi sta bene, sì, il fatto che allora guarda, vorrei partire spiegandoti anche questo meraviglioso. Come?
Questo mi piace. Allora, proviamo questo. Io li proverei tutti questi. Tutta la preziosità del pizza. Sia nella parte del corpetto che nel punto vita e nella gonna. E come vedi lo trovi nella parte alta e sotto. Che bello questo dettaglio, mi piace. Hai un effetto. Questo lo proverei. Guardate. Io li proverei tutti questi qua. Hai anche un effetto a sorpresa di una lettera personalizzabile. Ah, là. Lo vedi che in questo momento c'è una A. Ma che figata! Ti trovi a terra? Sì, ma c'è strascico, no? Sì. Un po'. No, un po' mi piace, però non tanto. Io li proverei tutti questi. Hai sempre la principessa con un corsetto, a differenza del corpetto, quindi hai tutte le stecche. Le stecche mi piacciono così, perché è rigido. E quindi hai una gonna un pochino voluminosa. L'unica cosa che non mi piace tantissimo è questo dettaglio, forse è un po' troppo per me. Questo che è simile senza il pizzo. Forse sì. Proverei direttamente questo, sì. L'altro se non ha quel sì. Dettaglio. Questo con una gonna un po' più alta però, Devo provarlo perché non è esattamente quello che pensavo io, però magari mi sta meglio dell'altro, quindi... Sì, un po' esatto. Bello però. Mi... Giuseppe. Tanto i tista è sempre stessa. Io mi posso saltare. Questa gonna fatta così. Sì, io questi di questa. Guarda, nella sezione principessa io li proverei tutti perché sono veramente uno più bello dell'altro. Questo è molto carino. È molto bello. È molto particolare, bravissima. Hai tutta questa fascia di crine che ti dà tutto questo movimento. Sì, devo vedere cosa mi sta meglio, perché io, come idea mia, ho una gonna così in mente, però magari appunto non è detto che poi mi stia meglio rispetto a questa. Questo forse è un po' troppo semplice per me, però la forma mi piace un sacco, ma poi non si può, però vedi magari con la coroncina magari potrei, io lo proverei perché come forma mi piace tanto, ma tanto tanto, l'ho visto già prima questo. Hai le tasche, quindi immagina un po'. Hai le tasche? Sì, nel momento in cui... Oh. Magari faremo... È bella questa cosa. Sì, questo mi piace molto. Questo è l'unica cosa, non mi piace tanto la stile canotta però perché non mi sta tanto bene. Praticamente l'abito ampio ma di pizzo, quindi sai che non mi piace tanto così tanto pizzo? Okay. Troppo pizzo, troppo pizzo? Stilista, troppo pizzo. C'era una presa lì? No. No, qua c'è una presa. Là c'è una presa, anche lì c'è una presa. Uso quello portatile. Da 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 da. Ma ti senti? Bene. Però sai cosa? Non mi piace che sia così aperto qua. Ok, eventualmente la scollatura possiamo chiedere di farla a cuore e che si fermi più alta. Quindi non così profonda. Credo che mi piaccia di più stare dritto però, quindi forse un po' più un altro tipo. Cioè mi piace tutto, la gonna. Vabbè, così credo stiano cadendo le... Può succedere. Ta ta da. Che bravo, anche questa è molto bella. Che vedo? Bella! Perché? Sì, la gonna bella particolare, ma davanti ancora, però dietro sì, mi piace davanti, meno. Sì, anche se questo è molto bello. È stupendo. Dalle due parti per poi. Però non ho neanche il dettaglio del nome. metti giù le mani che ti faccio una foto. Piedati. È bello però non è, a me piace pomposo. Metti dietro i capelli. Gira, che ti vediamo dietro. La schiena è molto bella. Wow, la schiena è meravigliosa. Mamma mia. Quindi quando ti vedi dietro, ancora un po' verso di te. No, dall'altra parte. Sì, così. Perché sì, è molto elegante. Sì. Qui hai la leggerezza della gonna. Sì, è molto leggero.
no, è bello. Mega de suora. Molto sempre. Dietro è carino. Oh. Questo è di una sciccheria. Senti che rumore. Senti che rumore. Io la metterei al 12 subito. Perché i bottoncini di carne fino alla fine. Ma ieri mi ho dato 1 a 10. Ieri. Ah, ieri no, no. Io le tasche, ricordo. Quella tasca. Le tasche? Per il cellulare. Per il cellulare. Il cellulare. Sposa moderna. Good. Vedi una bellezza. Se rigiri per me che guardassero in camera. Qui hai una gonna tulipano. Prendo anch'io in mano la videocamera. Questo non mi piace il fatto che si vedano i piedi e che è aperto così. Però come forma è carino, ma la cosa più figa è la parte della schiena. Questo dettaglio sulla schiena è molto carino, questi bottoni, però non è lui. In realtà io avrei anche quasi già scelto, ma vi dico che voi non l'avete visto l'abito che io ho scelto, quindi sarà suspense fino alla fine. Sorpresa. Sì. Mira. Sto per tirare giù tutto. Tipo un pavone. Zitto, sono un po' pavone. E che non ho visto. Ah, ma questi sono abiti sempre da corti. Tutti sì. Corti. E questa non è la nostra parete dei combinabili, quindi tu praticamente ti crei l'abito con non sapevo pezzi. Che fosse possibile. Scusa che ti inquadro. E quindi sì. Ah, e poi gli abiti invernali. Hai le cappe, i corpini, le gonne. Carina questa cosa però. Sì. Mi piace come idea. E volendo hai gli shorts da mettere sul tuo, la gonna, così che se uno vuole cambiarsi poi ha già praticamente due abiti in uno. E bella questa idea. Tutte le gonne lunghe, gli abiti lunghi da mixare. Non sapevo esistessero gli abiti combinabili. No! No. Se venissi uno scorsese c'è proprio una sezione dedicata in cui tu puoi provare con la modella a mettergli sopra, cioè un po' gira la moda, no? Sì, che figo! Che ricordi? Ero con una manica. Mi piace. La mia cugina piacciono questi. Beh, belli. Tutto un'altra cosa rispetto al mio gusto, al mio stile, però belli. Molto belli. Infatti a te. Abbiamo anche un arcobaleno. Hai visto? E neri. Col cavallino lampante, Lucrezia. Neri. Neri. Ma c'è tante spose che scelgono il nero? C'è chi ha esatto una. All'età? Dietro l'età? Ma più che l'età magari anche una questione. È bello, caratteriale. Si identifica nel nero, un colore molto deciso, forte. Poi come dicevo prima, questi sono anche utilizzati comunque da sera. Cioè come abito da sera è fantastico, è bellissimo. Come abito da sera sì. Sì, molto. E parte, guarda che strascico, fantastico. Quello è meraviglioso. Questo è stupendo. Un sogno. Mamma mia. Mia cugina va a vedere l'abito per la cerimonia. Dopo che abbiamo scoperto che lei per il matrimonio lo vuole rosso. Fuoco. Centrali che li puoi gestire, spacco centrale. E ti sta bene a te sto taglio, eh? Sei stupendo. Quindi rappresenta. Quindi non è rosso, è un po' più fucsia. Oltre al rosso c'è anche l'encipria, però è un rosso ciliegia, molto bello. Sì. Basta, lascio qua la cugina. Torno dopo pranzo. Una sculatura davanti, ma sempre velata. Esatto, e hai una scultura un po' più profonda di terra. Ma quello è da sposa, figlio. Quello. Quello là. Sì. Sì. Questo è quello che hai visto sopra la città. Questo è un abito da sposa. Fantastico. Non lo metterei per il matrimonio perché mi vedo in bianco, però è fantastico. L'abbiamo trovata, era praticamente dietro all'atelier. Siamo state fortunate sì, perché era dietro all'atelier. Questo è il balcone, famoso balcone. Certo che per salire su Romeo doveva essere un free climber. E questo è il famoso balcone di Giulietta. E Romeo appunto era l'uomo ragno. C'era già l'uomo ragno.
Adesso si sa chi è Romeo. Ah, lei arriva alla Grecia. Eccola la statua di Giulietta. Noi l'abbiamo già fatta. Bella. La foto. Con, toccandole la tetta. Eccoci qua, come sono venute le foto? Bellissima. Che belle! Grande, grazie. Oddio. Che bella. Bellissima. Ed ecco l'arena di Verona. Praticamente un colosseo più piccolo. Più basso, più che più piccolo. Che bella. Eccomi, sono tornata a casuccia, ho un mal di testa assurdo perché vi dico, ieri non ho dormito nulla, non riuscivo ad addormentarmi ieri. Se tu ti sei addormentato dopo 5 minuti, io dopo un'ora e mezza credo. Sono andata a far pipì due volte, non riuscivo a dormire per l'emozione, quindi adesso ho mal di testa perché non ho dormito nulla. Comunque sono tornata a casetta, sono molto contenta perché appunto ho trovato il vestito che voi non vedrete almeno fino non so quando, però per adesso non ve lo faccio vedere, che voglio che sia un po' un effetto sorpresa, ma ne ho trovati tanti, tanti belli, veramente. Vi ho fatti vedere, ciao Tomas, ciao Bubetto. Tomas è qua sdraiato perché ha avuto delle iniezioni di acido ialuronico al ginocchio, quindi deve riposarsi. Come va? Bene. Mi sono messa al montaggio di un video, qui c'è il mio assistente, fedele assistente al montaggio, Garu Remer. Sì, ciao. Avete notato che è diventato più arancione Garu Remer? Eri tutto bianco Garu Remer? E adesso sei un po' arancione. Beh, giusto, sei olandese. Sei un po' arancione Garu Remer. Sì, mi dà sempre i bacini Garu Remer. Sì, bacini. Laggiù c'è la gatta Stellina. Ciao gatta Stellina. Da quando le ho comprato una copertina e gliel'ho messa lì, lei praticamente non si smuove e vive là sopra, ovviamente scende per andare in bagno a mangiare e poi ritorna là, questo è quanto. E a volte si stende su Tomas, gli si appoggia qua e gli fa il pru-pru. Così è. E adesso sono al montaggio di un video tutorial, ma non sarà un video tutorial normale perché il voiceover lo farà il mio pupetto, che non è molto convinto perché non si intende di trucco, come ben potete immaginare, ma forse il bello sta proprio in questo, perché è qui che li mettiamo alla prova questi uomini e gli facciamo fare il voiceover a un video di trucco, quindi povero, peggio non si poteva fare, però Tomas è un grande perché si presta a tutto, quindi. E mi sembra giusto dopo che io oggi ho passato tutto il giorno a provare abiti da sposa per il nostro matrimonio, tu non l'avrai così difficile, però è stato fighissimo, perché io mi sentivo una principessa, mi provavo tutti questi abiti fighissimi ed è stato fantastico, non volevo più andare via e soprattutto non volevo più togliermi gli abiti, perché io mi sento... Cioè, io mi sono sempre vista bene con queste gonne ampissime, quindi io stavo da Dio, mi alzavo la gonna, andavo in giro per l'atelier, io mi sentivo fichissima, io glielo ho detto, io esco così, cioè ve lo dico. Io non me lo tolgo, quindi cavoli vostri. Vabbè, finiamo questo video. Abbiamo fatto arrabbiare Gatto Denver che se n'è andato, nel frattempo ho messo a caricare la videocamera, che devo assolutamente cambiare videocamera, magari datemi qualche consiglio, io ho adocchiato una Canon che potrebbe essere interessante, perché questa non può più sopravvivere, è rosa, è tanto carina, tanto caruccia, è tanto rosa, tanto bella, però è pessima ormai, sia come riprese che come durata di batteria, è terribile. Certo, potrei sostituire la batteria, ma tanto vale prenderne una valida, anche perché per il video del matrimonio voglio avere una bella videocamera, una buona videocamera, quindi magari non sarà rosa, però farà belle riprese, e quindi appunto questa batteria la devo ricaricare ogni 5 minuti. Nel frattempo abbiamo cenato, Tomas si è fatto gli gnocchi allo speck con pesto fatto in casa, a me non piace lo speck, e quindi mi sono fatta tre cagate riscaldate in microonde. Non ti piace lo speck, ma anche il pesto. No, lo speck sì, il pesto, ho sbagliato, il pesto verde non mi piace quello rosso, ma quello verde, troppe verdure, dei pinoli, non apprezzo. E quindi adesso sì, finisco questo montaggio, mi sono mangiata due kiwi nel frattempo, molto figo e interessante, qualcuno è stanco, e finisco il montaggio e poi facciamo fare il voice over a Tomas, vediamo cosa ne viene fuori. Patatone! Guardate, Tomas ha il naso più bello di tutto il mondo, è bellissimo, io lo amo. Ciao patato, qualcuno è già pronto per andare alla mammetta?
patato. Stanco? Patate, amici, il mio nasino, il mio patatino, piccola piccola. Ebbene, abbiamo fatto qualche prova del video per far fare la voce registrata e il voiceover a Tomas, ma Tomas non era particolarmente soddisfatto. Diciamo che metà del voiceover è venuto perfetto e l'altra metà è stata un po' scadente. Povero. E quindi dice che non è bravo come gli altri ragazzi che hanno fatto il voiceover, no, che sapevano tutto. No, questo non l'ho detto, questo non l'ho detto. No. Praticamente metà l'ho fatto bene, invece sì, l'altra metà l'ho fatta un po' così, diciamo in pensione. In pensione? Sì, perciò quindi... è da riprendere la giornata del la giornata lavorativo. Cosa stai dicendo? Che non è in pensione. Ah, ok. Bene, noi adesso andiamo a Nannetta. Domani andiamo a Udine per il ginocchio di Tomas, quindi vedremo che cosa dirà l'ortopedico là, perché ancora non è a posto il suo ginocchio, quindi vediamo come sarà. E niente, andiamo a Nannetta. Guardate che bello che è il mio patatone. Buonanotte ragazzi, buonanotte ragazze. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte.